Siamo alla macrocategoria HR e il premio è quello di direttore HR dell'anno Multi-Utility Sostenibilità. Andiamo a leggere la motivazione per questo premio. Per offrire un ambiente di lavoro sfidante, dove il lavoro di squadra e la realizzazione sono i valori che guidano tutte le attività e i progetti, per la promozione di una leadership diffusa basata sul costante scambio di idee e una spinta all'innovazione. Il premio va a Claudio Mancini, Acea. E naturalmente questa è l'occasione per entrare più nel merito di quella che è la mission di Acea. Io saluto e ringrazio coloro che ne parleranno con me, Giovanni Airoldi, responsabile unità relazioni industriali, normativa lavoro, welfare, funzione e risorse umane di Acea. Benvenuto Giovanni, grazie per essere qui. E Grazie, buonasera a tutti. benvenuto ad Alessandro Sena, responsabile unità progetti speciali HR, funzione e risorse umane. Alessandro, benvenuto anche a lei. Grazie, grazie per l'invito. Naturalmente tra poco vi do subito la parola, devo solo dire che salutiamo e ringraziamo anche Claudio Mancini che a causa proprio di impegni di lavoro non riesce ad essere qui con noi, ma chiaramente Alessandro e Giovanni sono delegati per raccontarci un po' di più, come detto, della realtà di Acea. E io partirei proprio da Alessandro Sena, se siete d'accordo, per intanto un commento a caldo su questo premio, che cosa significa per voi? È sempre una bella notizia ricevere i premi, quindi grazie. Sicuramente è un premio che alla fine arriva dopo un percorso molto lungo che l'azienda ha intrapreso. Ricordo, Manuela, Acea nasce nel 1909, noi siamo il primo operatore idrico in Italia, ci occupiamo di distribuzione e vendita di energia elettrica, chiaramente di acqua e anche di gas. E' è bello poi ricevere un coronamento agli sforzi che le risorse umane hanno fatto, soprattutto negli ultimi anni. Lei parlava di leadership, parlava di sostenibilità, parlava di innovazione, e sta parlando proprio di quello che sono i valori intrinsechi, proprio nel percorso di Acea. Lavoro di squadra, realizzazione e intraprendenza. È proprio il nostro sistema valoriale, quindi non possiamo che essere contenti e ringraziare di questo premio, che va chiaramente al dottor Claudio Mancini e a tutta la grande squadra di Acea. Grazie mille. A tutto il team, ci mancherebbe, grazie a voi perché è sempre bello scoprire delle realtà che davvero rappresentano l'eccellenza del nostro territorio in un momento particolare come questo. Io lo dico sempre, anche a costo di risultare un po' ripetitiva, però è fondamentale. Giovanni, stessa cosa chiedo a lei, agganciandoci a quello che Alessandro stava dicendo, nella motivazione abbiamo letto anche di questo costante scambio di idee, no? Proprio per riportarci sul discorso del team. Sì, assolutamente. Noi siamo una funzione molto eterogenea, come vede siamo in due oggi proprio perché c'è uno scambio continuo di competenze, di capacità e anche, devo dire, di propensioni individuali. Io sono una persona magari amante del lavoro squadra, amo condividere col team e portare avanti progetti che vedono spesso coinvolte varie strutture. Proprio in questi giorni stiamo facendo un progetto sul benessere aziendale che coinvolge le strutture della sicurezza, della salute, del welfare, ovviamente la struttura di Alessandro, e lavorare in squadra aiuta sempre a generare maggior valore, perché uno più uno, la somma di due idee, è sempre una cosa che dà valore. E quindi io credo molto in questo che ha detto pure Alessandro, il lavoro in squadra, che abilita le aziende a generare un costante miglioramento. E il welfare in questi anni in Acea ha veramente segnato un passo in avanti. Ecco, Alessandro e Giovanni, faccio un'altra domanda a entrambi, a partire proprio da quello che è successo quest'anno, anche dai progetti che comunque avete inseguito grazie a questo lavoro di squadra. Mi piacerebbe capire, come vedete il futuro, cioè che poi è la domanda fatidica di progetti per il futuro, ma insomma l'ampliamo come, credete voi. Partiamo sempre da Alessandro. Beh, una domanda sembra apparentemente una domanda facile, ma non ha una risposta altrettanto facile, nel senso che sicuramente l'azienda
ha appena lanciato il nuovo piano industriale 2020-24 e in questo piano industriale, Manuela, c'è una forte spinta sia alla sostenibilità che all'innovazione. Quindi due pillars fondamentali che si aggiungono agli altri sono proprio sostenibilità e innovazione. Più di 4 miliardi di investimenti, di cui quasi la metà relativi alla sostenibilità e circa 600 milioni sull'innovazione. Quindi per rispondere alla sua domanda, è chiaro che la pandemia ha un po' cambiato il paradigma, no? Si cerca adesso di ragionare post pandemia e bisogna trovarsi pronti. Modalità di lavoro, se parliamo di HR, sicuramente diverse. Acea, come molte altre realtà italiane, ha in piedi lo smart working per tutti coloro che possono chiaramente esercitarlo. Noi abbiamo una forza operativa importante che non può, per ovvi motivi, essere smart working, ma si tendono anche a nuovi stili di vita, nuovi stili professionali, rimanendo sempre chiaramente con quello che è il nostro obiettivo, un'azienda che si rinnova nelle infrastrutture, vicina ai propri dipendenti, vicino al territorio che ci ospita nelle regioni nelle quali lavoriamo. Quindi sicuramente grande innovazione e sostenibilità per il futuro. Certo, certo. Giovanni, ecco, agganciamoci proprio a queste ultime due parole di cruciale importanza. Beh, innovazione è sicuramente la spinta del futuro, innovazione a 360 gradi dei processi di lavoro, dall'organizzazione ovviamente aziendale, ma anche un nuovo modo di ascoltare i fabbisogni delle persone. Il dipendente ormai è abituato a lavorare in parte a casa, in parte in ufficio, c'è un tema legato alla mobilità, alla sostenibilità. Tutti questi nuovi fabbisogni vanno ascoltati, quindi noi proprio in questi giorni stiamo diffondendo una survey per ascoltare i fabbisogni delle nostre persone e partire quindi da quello che sono le esigenze mutate per provare a sviluppare i nuovi progetti di welfare aziendale. Il riconoscimento di oggi che ci attribuite una grande soddisfazione, perché il coronamento di 3 anni di lavoro che hanno visto proprio partire dal fabbisogno delle nostre persone per andare a intercettare quelle che sono le nuove esigenze sia del dipendente ma anche della sua dimensione familiare. Ottimo, allora questo sicuramente è il modo giusto per ripartire, o meglio proseguire con il lavoro svolto fino a questo momento. Io vi chiedo naturalmente di portare tutti i nostri complimenti e saluti e ringraziamenti anche a Claudio Mancini, che non è qui, ma insomma era qui lo stesso, e naturalmente ringrazio voi, Giovanni Airoldi, responsabile unità relazioni industriali, normativa lavoro, welfare, funzione risorse umane di Acea, e Alessandro Sena, responsabile unità progetti speciali, HR, funzione risorse umane, naturalmente sempre Acea, e complimenti a tutto il team. Grazie a lei. Mille. Grazie. Grazie. A presto. Arrivederci. A presto, buon lavoro. Grazie.